Buongiorno a tutti, ringrazio i colleghi della stampa per essere intervenuti così numerosi alla presentazione di questa iniziativa, la bisaccia del Pellegrino, che tra poco andremo a presentare nel dettaglio sia il suo contenuto, sia lo stesso contenitore. Abbiamo qua il sindaco di Termoli, Marco Michelin, che salutiamo e ringraziamo per la presenza, così come salutiamo e ringraziamo Sua Eccellenza il Vescovo di Termoli, Monsignor Lino Fumagalli, l'assessore regionale dell'agricoltura Carlo Hausmann. E saluto e ringrazio Alberto Frau, direttore Prodiretti di Termoli, Vincenzo Fiorillo, presidente della Banca di Termo, saluto e ringrazio l'assessore al turismo e all'agricoltura Giacomo Barelli, Chiara De Santis per il giardino di Filippo. Bene, io lascio subito la parola all'assessore Giacomo Barelli che ci introduce un po' questo progetto divenuto realtà che andiamo a presentare. Proprio oggi, tra l'altro, lo ricordiamo, questa settimana un po' particolare, in cui si celebra appunto la 53esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, e ricordiamo anche con l'occasione che questa bisaccia verrà consegnata nella giornata di sabato ai circa 200 pellegrini che raggiungeranno la nostra città. Prego, assessore Barelli. Grazie a tutti, buongiorno, innanzitutto appunto i ringraziamenti da subito a tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questa sacca turistica, quindi chiaramente la Regione Lazio, la Curia, Banca di Terra, il Giardino di Filippo e Coldiretti che è, diciamo così, il soggetto che ci ha proposto e ci ha accompagnato in questa avventura nella realizzazione di questo progetto. Come nasce questa idea? Questa idea nasce dal fatto che diciamo così, il Comune di Termo l'anno scorso con l'Expo e quest'anno con il Giubileo, ma anche con l'anno del 2016, così come è stato battezzato dal Ministero dei Beni Culturali, ha voluto proseguire in quella che era quella filiera di promuovere il territorio anche attraverso le sue bellezze agroalimentari, collegando appunto delle iniziative turistiche con delle iniziative e degli eventi che diciamo così ci sono nell'anno, e quest'anno non poteva che essere al centro della nostra attenzione e dell'attenzione appunto del turismo e dell'agroalimentare il pellegrino, il pellegrinaggio e l'anno giubilare di conseguenza. Abbiamo immaginato, essendo noi soci dell'Associazione Europea dei Francigeni ormai da anni, di poter sfruttare un marchio, un brand che l'Associazione Europea dei Francigeni, l'Associazione Civita, che ringrazio oggi la presidente, la direttrice, la dottoressa Castelli, avevano pensato qualche anno fa, e per la quale lo ricorderà all'epoca l'assessore Alman, che in un'altra veste aveva partecipato alla relazione anche di un testo importante che si intitolava appunto la bisaccia del Pellegrino, che raccontava un po' le produzioni tipiche da poter mettere in questa bisaccia virtuale nel percorso del pellegrinaggio delle Francigene lungo le nostre vie regionali, quindi dal nord al sud dell'Italia. Abbiamo pensato appunto di creare anche la Tuscia di Erbo la nostra bisaccia del Pellegrino con dei prodotti che poi ci racconterà il direttore di Coldiretti. Abbiamo voluto poi abbinare questa idea a un evento che la Curia aveva in programma e che già un sabato e domenica era il suo momento maggiore, che è appunto la 53esima giornata mondiale delle vocazioni. Abbiamo pensato di poter omaggiare con questa produzione turistica i pellegrini che in quell'occasione vissero a Viterbo, e grazie all'aiuto di Coldiretti, della Regione, del Giardino di Filippo, che poi vi racconterà per questa sacca, in realtà una sacca ma anche un'altra storia che ci racconterà poi Chiara, e a Banca di Viterbo, cioè se sono in questa relazione, abbiamo creato questo prodotto che ha una originalità, quella appunto di raccontare un po' la nostra terra attraverso i prodotti che poi vi racconteranno, dalla nocciola alle ciliegie, e in qualche modo raccontare un po' la storia di quello che poteva essere il pellegrino, che è oggi il pellegrino, che è diventato Tuscia, e che quindi poteva avere in una sacca dei prodotti che sono dei prodotti veramente appunto della terra. Abbiamo l'olio, abbiamo il miele, abbiamo la nocciola e abbiamo la ciliegia. Nella mia così di fantasia, un po' forse romantica, io nel momento in cui sono stati individuati questi prodotti, ho immaginato che veramente questi prodotti potessero essere alla portata di un pellegrino anche dell'Ottocento, che passando poteva raccogliere a seconda dei periodi la ciliegia o la nocciola, e quindi non abbiamo voluto creare prodotti artificiali, prodotti che in qualche modo non potessero essere abbinati realmente al pellegrino, non essere una funzionalità commerciale. Aggiungo, poi chiudo, che questa sacca già nel disegno
racconta la nostra terra, perché in qualche modo è un disegno, se non sbaglio, correggetemi, che rappresenta la bisaccia che i cavalli maremani portavano al collo nel loro tragitto per averla avviato durante il viaggio, perché insomma i nostri cavalli erano abituati a viaggi lunghi, quindi dovevano alimentarsi viaggiando. Allo stesso modo, per raccontare chiaro, questa sacca è fatta da una associazione cooperativa di agricoltura sociale, e che quindi poi ci racconterà anch'essa ha una sua storia da raccontare, quindi contenuto e contenitore, abbiamo detto, contiene all'interno una piccola brochure che abbiamo distribuito a tutti i giornali, che abbiamo chiamato In cammino verso il Giubileo, 5 percorsi di fede di tempo, e che ci racconta insomma che questa è una sacca molto piena di prodotti, ma come l'abbiamo battezzata noi, anche piena di valori, perché non volevamo fare un'operazione commerciale, ma un'operazione che raccontasse il nostro territorio, i nostri valori. Chiudo veramente dicendo che nei prossimi giorni, grazie al protocollo di intesa che abbiamo fatto con Coldiretti, andrà in vendita nei nostri punti turistici, che ringrazio conduce il nostro dell'ufficio turistico, e quindi anche il pellegrino, il turista, il cittadino dovrà acquistare questa sacca nel nostro punto turistico. Quanto? Spero di aver detto tutto, quello che ho detto saranno gli altri integrati, però la si sono quanti? Io credo che il prezzo dovrebbe essere intorno ai 15 euro, però questo diciamo un'informazione. Quello da definire? Sì, diciamo che deve essere intorno ai 15 euro perché ripeto, è un prezzo del valore diciamo della sacca del contenuto. Grazie Assessore Barelli, lasciamo ora la parola a Sua Eccellenza, Monsignore Lino Fumagalli. Da parte mia sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa sacca che, come è stato detto poc'anzi, esprime i prodotti eccellenti del nostro territorio e insieme quella vocazione all'accoglienza e all'ospitalità che ha sempre caratterizzato. Ringrazio perché questo avviene, la presentazione e la distribuzione in occasione di questa giornata di preghiera per le vocazioni che viene celebrata a Viterbo ma con estensione a tutta l'Italia, è la giornata nazionale di preghiera per le vocazioni. E saranno presenti parecchi giovani dei vari seminari, dalle varie città, Città Vecchia, Palestrina, Latina, Bubbio, Molfetta e Terni, ed è l'occasione anche per offrire come visita all'autorità di Viterbo, che credo sia un unicum se considerata in tutti i suoi aspetti. Noi conosciamo Piazza San Lorenzo, ma ci sono altri luoghi veramente significativi. Penso a San Giovanni di Roccoli restaurato, che è una delle chiese romaniche rimasta purissima nelle sue linee, o altre chiese come il Confalone, la chiesa del Confalone come tipica espressione di un determinato periodo storico. Accanto a questa borsa che esprime i prodotti della nostra zona, io sono molto contento per questa brochure In cammino verso il Giubileo e per i percorsi che vengono presentati per visitare la nostra città. Ora, i percorsi sono presentati in quest'anno giubilare, quando è inserita nella via Francigena, è una delle vie giubilari per eccellenza, ma credo che possano servire negli anni prossimi come percorsi di fede, per la nostra città. Si potranno integrare questi percorsi anche mediante l'esperienza. Parlavamo con il sindaco di come il santuario della Quercia è meta di pellegrinaggio, lo era nel passato, lo è ancora oggi, anche se un po' meno, ma di pellegrinaggio non solo in tutta la regione, per esempio con la del Lago Toscana, c'è una. C'era un pellegrinaggio annuale della città di Siena, si potrebbero riallacciare questi rapporti. E questo sottolineare la rilevanza religiosa, culturale, ma anche dal punto di vista
vista di produzioni eccellenti della nostra città e della nostra zona, credo che sia, permettetemi, un segno di attenzione delle istituzioni verso i problemi dell'occupazione e del lavoro. Dico sempre, non siamo in grado di risolvere tutti i problemi in questo caso. Però dire, cerchiamo, anche con una certa inventiva, con una fantasia positiva, a individuare alcuni percorsi che possono offrire opportunità di lavoro alle persone. Indubbiamente se la sacca va avanti, e potrebbe essere anche estesa la sacca dei visitatori e dei turisti di tempo, ecco, ci darà tutto un indotto di produzione sia dalla sacca sia dei prodotti che dal lavoro alle famiglie. Se Viterbo riesce ad essere meta di pellegrinaggi ma anche di turisti, credo che ci sia un indotto per negozianti, bar, ristoranti o meno forse gli alberghi, ecco, e anche in questo ci si potrebbe mettere in rete per favorire le richieste delle persone. Ecco, è una piccola risposta ad un problema grande, ma che attesta che ne siamo consapevoli e cerchiamo di fare quello che ci è possibile per venire incontro a queste difficoltà. Per esempio, la gente desidera che ci siano, perché l'impressione che hanno, che possono avere o parzialmente hanno, è che di fatto ci si interessi poco di questi problemi, che sono rilevanti. Quando uno ha 50 anni perde il lavoro, c'è una famiglia intera che se la traga. Quando a 35 anni non si trova lavoro, il sogno di una vita, il progetto di una vita è bloccato. Ecco, piccoli segni, dovuti anche alla collaborazione, alla sinergia, alla generosità di persone. Può essere un esempio, anche in altri settori, per venire incontro a queste difficoltà, a questi problemi della nostra città, del nostro territorio. Io ringrazio il sindaco e per questa assessore Battisti Barelli per aver patrocinato, sostenuto questa iniziativa e tutti coloro che poi ne hanno permesso la realizzazione e tutti coloro che se ne faranno carico per la distribuzione, anche quello è importante, no? Cioè accogliere con atteggiamento positivo questa iniziativa e farsene poi promotori nei vari settori. Non mi dispiacerebbe che anche alcuni nostri negozi avessero a disposizione, non per i pellegrini che lo richiedono. Da parte mia assicuro quello che è il compito soprattutto del vescovo, no? La preghiera. Fa bene a tutti, no? C'è il monastero delle suore in italiano, il monastero di Torre, dove una signora civica castellana rifornisce sempre la carne. È una signora atea, palesemente atea, però non c'è sempre le suore. Dite la preghiera a quella signora, non fa mai male, no? Di quello. Quindi anche a coloro che possono avere una prospettiva diversa, ecco il vescovo della nostra chiesa assicura la preghiera che vi garantisco non fa mai male a nessuno. Grazie veramente. Grazie a Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Lino Fumagalli e ci diamo ora la parola all'assessore della Regione Lazio all'agricoltura, il dottor Carlo Hausmann. Grazie. Solo una battuta sull'importanza di questo momento. Viterbo è la prima città lungo la Francigena che realizza in modo permanente la bisaccia del pellegrino. Questo progetto nasce circa 2 anni fa in occasione di una promo fatto con la stampa internazionale da un giornalista della RAI che si chiama Sergio Lanzania, che è un po' un maniaco dei cammini, che ha fatto praticamente tutti e che poi
portò gruppi di giornalisti dal Gran San Bernardo fino a Roma. Lui la fece tutto, ogni settimana cambiava il gruppo dei giornalisti che facevano i diversi pezzi della Francigena per far vedere quanto era importante, bello e compiuto questo itinerario, quanto era già pronto per essere fruito, perché da anni si discute sul fatto che la Francigena è probabilmente il più bel cammino che si sta dando, anche da un punto di vista di gradevolezza e di tutto quello che ci si può trovare lungo il cammino, ma insomma non era poi così organizzato. E allora noi pensammo, assieme con Corbiretti, compagnia amica, e le diverse città, diciamo diversi comuni che aderivano alla Francigena, di studiare un paniere settimanale per ciascuno di questi gruppi, come se ogni settimana i nostri camminatori, i nostri pellegrini, diciamo ideali, potessero trovare un qualche cosa di diverso che rappresentasse il territorio, proprio nel senso di questa accoglienza piena e profonda che il territorio poteva offrire. Da questo è nato un po' questo marchio che si chiama Caccia del Pellegrino, che è gestito dall'Associazione Civica e dalle vie francigene, e con l'auspicio che questo sistema potesse diventare veramente un sistema permanente di offerta. Allora, oggi finalmente, io lo dico veramente con grandissima soddisfazione, quindi grazie alla sindaco Michelini, all'assessore Barelli e ovviamente agli amici della Codiretti, vediamo nascere un... questo non è un souvenir, è qualcosa di molto di più. Un souvenir può essere una piccola sciocchezza, magari un'opera d'arte, un ricordo. Questo non vuole essere un ricordo, vuole essere una cosa molto attuale, nel senso che se poi questi prodotti piacciono, perché uno non può riordinarli anche da casa sua? E si tratta di prodotti, diciamo, nelle regole di funzionamento di questo marchio, delle regole molto semplici, devono essere prodotti del territorio al 100%. Secondo, devono essere prodotti adatti a poter essere consumati in cammino, perché la funzione è proprio quella del cammino, quindi devono essere prodotti energetici, nutrienti e soprattutto buoni. Aggiungiamo questo che sono sempre fatti da qualcuno. Dietro di questi prodotti c'è sempre la faccia di un produttore, questa è la cosa più importante. E sarebbe molto bello che l'occasione di incontro dei nostri pellegrini, speriamo siano tanti quelli che cammineranno lungo la Francigena, non solo per il Giubileo ma in tutto l'anno, possano veramente anche andare ad incontrare le nostre aziende. E questo per le nostre aziende è importante, ma non solo per la forma di promozione e della creazione del mercato, che pure è importante, è anche, lasciatemi dire, una forma di gratificazione del mestiere che i nostri produttori fanno. Tutta l'Italia e anche il nostro Lazio fa prodotti unici, introvabili, molto caratteristici, e abbiamo bisogno di farli conoscere. Ecco, una cosa è vederli sul banco del supermercato, una cosa è conoscerli lungo un cammino, avere la possibilità di fermarsi, di poter parlare con chi lo ha prodotto e magari appunto di assaggiarli sedendo al lato del sentiero e guardando il panorama che c'è intorno. È un'esperienza veramente importantissima. Nel Lazio ne abbiamo 4 di cammini in questo momento, tutti e 4 hanno accettato di aderire a questo progetto, e quindi è veramente una grandissima soddisfazione che si parte con Viterbo, sperando che poi siano molti altri i comuni che si possano organizzare per poter mettere a disposizione questa offerta. Grazie. Grazie all'assessore regionale Hausmann. Ora andiamo un po' a vedere con Alberto Frau, direttore Codiretti, cosa c'è all'interno della bisaccia. Vediamo questi prodotti. Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere qui. Sono piacere che finalmente questo progetto abbia preso forma. L'abbiamo in verità sposato fin dal suo stato embrionale e poi portato a termine con grande gioia tramite i nostri produttori. Oggi mi trovo qui con Trigli Celeste, questa è una cosa particolare della bisaccia, perché sono qui con Codiretti di Viterbo, come due Coop di Viterbo, che è la buona operazione, e come campagna mia. Ho sposato subito questo progetto e ho velocizzato la realizzazione tramite i nostri collaboratori, perché la Trigli
Valenza onestamente è un valore importante. È difficile trovare un progetto che abbia una TMC Valenza. Ha una valenza turistica, perché è un format molto smart, quindi una bisaccia che si può portare, si può acquistare lungo questi cammini e si può portare dietro, quindi un format che è utilizzabile molto semplicemente, intercambiabile, perché i vari prodotti possono essere poi aggiornati comunque nel corso della sua prosecuzione, e questa è una valenza turistica che quindi dà un'accoglienza a coloro i quali vengono nel nostro territorio, che devo dire sono una cinquantina di giorni ormai che sono all'interno, non è tanto, ma devo dire che quello che ho trovato qui al momento non l'ho trovato da nessun'altra parte. Concordo con l'assessore Hausmann sulla ricchezza, sulle potenzialità del territorio della Tuscia che devono assolutamente esplodere quanto prima, perché sono prodotti straordinari. E anche gli imprenditori agricoli dimostrano una professionalità e una forza veramente eccezionale. Devo ringraziare il comune, perché è un comune, tra l'altro anche l'assessore Corbelli, è un comune molto propositivo e impermeato, quindi che continuamente mi stimolano su questi progetti, la cosa che ci rende molto felici. Dicevo, la seconda valenza è chiaramente oltre a quella turistica, quella agricola, quindi presentiamo dei prodotti che sono tipici a chilometro zero, quindi rappresentano di tutto e per tutto quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. La nocciola di Cooper Nocciole, che è una cooperativa di Monticinini, le nocciole si chiamano le perle, Monticinini, un po' la nostra perla, perché dà la possibilità a un territorio che chiaramente è una zona che potrebbe essere svantaggiata invece delle coltivazioni ad alto reddito, ma anche di grande qualità. E quindi è un prodotto che viene fatto dal 400, quindi chiaramente è un prodotto che oggi nella nostra provincia ha una valenza incredibile. Poi abbiamo l'olio extravergine di oliva, in questo caso di vetrano, un olio non impregnato, che è composto dalle coltiva tipiche del territorio, che sono la caninese, il leccino e il frantoio, che sono le tre varietà che compongono questo olio e che gli danno un sapore molto delicato e leggero. Poi abbiamo il miele di Marini Giuliani, che è della zona di Bolsena e in particolare Grotte di Castro. È molto interessante perché in quella zona abbiamo un numero di varietà di specie da cui le api poi bottinano il prodotto che poi va a diventare miele, che è veramente vasto, quindi una zona ricca di cultivato. Ci danno questo miele che ha un sapore di olio straordinario. E poi abbiamo le confetture di ciliegie di Celleno, che sono composte esclusivamente da frutta e zucchero, quindi non hanno tutti quegli additivi chimici e quant'altro che si possono trovare in altri prodotti. Terza valenza che questo progetto ha, oltre a quella turistica e chiaramente agricola, è la valenza sociale, che ben si sposa con quello che è il Giubileo. Perché questi prodotti, questa bisaccia viene realizzata in una cooperativa aderente alla nostra centrale cooperativa WECOP, che è fondata sulla buona cooperazione, una cooperazione diversa, chiamiamo così, dove dei ragazzi con varie problematiche vengono avvicinati al mondo del lavoro e possono integrarsi tranquillamente e normalmente con quello che è il mondo produttivo, con l'agricoltura e quant'altro. Poi ci spiegherà meglio la nostra amica. E quindi mi sono trovato questo gioiello sociale, turismo, agricoltura tutti insieme, per poi dire che da anni si batte per il chilometro zero, per la buona cooperazione, per il sociale. Chiaramente è stato una cosa eccezionale. Ripeto, credo che sia, come diceva l'assessore, una vetrina molto importante, ma che si deve tradurre poi in un ambito anche economico e di lavoro,
perché per i punti vendita, per i ristoranti, per gli agriturismi e tutti coloro che vorranno inserire questa cartolina del nostro territorio nell'ambito della propria attività. Quindi i complimenti non possono che andare a tutti gli attori, io vi ringrazio per l'attenzione. Presidente Alberto Faio ci ha parlato appunto del contenuto, veniamo ora al contenitore, anche l'assessore Barelli prima ha privato la bisaccia dei valori, in questo caso parliamo di valori sociali e umani, la dottoressa Garanzantis del Giardino di Fino. Grazie. La bisaccia è un oggetto antico che racconta la storia di questo territorio, è l'oggetto con il quale si viaggiava per portare la neve, per portare energia durante il viaggio dei cavalli e per portare il diritto. È stata realizzata valorizzando innanzitutto l'estero antico, che è l'estero del seminario, che si è unito in una sinergia relazionale con gli utenti, che sono persone che hanno disabilità diverse e ognuno dei quali ha potuto partecipare realizzando una parte, assemblando un'altra parte, dell'idea della condivisione del progetto comune che era che la campagna, l'agricoltura possono ospitare e possono essere proprio derivazioni di crescita e di acquisizione di competenze personali e di competenze lavorative in questo caso. Quindi semplicemente l'idea che potevamo funzionare in qualche maniera e essere utili alla realizzazione di questo progetto comune. Credo che semplicemente l'idea dei valori di questa bisaccia è importatrice, siano valori che poi sono tipici dell'agricoltura, sono tipici del territorio, sono tipici della relazione con gli animali e si espletano nel vissuto di un quotidiano che fare insieme, cooperare insieme per raggiungere un obiettivo e per poter portare benessere per il gruppo. Questo è attraverso un progetto che speriamo possa essere oggetto bene. Grazie. Grazie Chiara Garanzantis. Questo progetto è supportato da un istituto di credito cooperativo Banca di Torino e qui rappresentato dal suo presidente Vincenzo Fioriva. Grazie, buongiorno a tutti. Sarò brevissimo in quanto è stato detto insomma abbastanza in riferimento a questa iniziativa che veramente noi come banca locale, banca di Viterbo, riteniamo fondamentale e importante, soprattutto perché la nostra banca è una banca diciamo, che nasce come cassa rurale ed artigiana di Viterbo, per cui è una banca diciamo, di storia, sotto il profilo specialmente dell'agricoltura. Quindi nasce appunto con la volontà del parroco delle Farine nel 1911, supportata da 40 agricoltori, per cui diciamo che questa storia la sposiamo in pieno, quindi sui prodotti, su quello che riguarda la conoscenza del territorio attraverso questo cammino, non può fare altro che renderci orgogliosi. Posso dire che noi partecipiamo a questa iniziativa grazie a tutti gli organizzatori, quanto è stato, credo, anche difficile poter realizzare una cosa del genere. Noi come Banca del Territorio vogliamo essere presenti, presenti perché lavoriamo con il territorio e diciamo che tutte le ricchezze che il territorio porta nella nostra banca, noi siamo sempre pronti a rimettere sul territorio stesso, perché mi sembra doveroso e fanno parte del DNA del nostro istituto. Quindi credo che finché ci sia io queste iniziative le sposerò in pieno e così come tutto il consiglio di amministrazione e sono convinto che cosa molto carina anche dai nostri 2500 soci. Quindi non posso che dire grazie ancora di questo invito che ci rendono ancora più orgogliosi. Grazie. Grazie Vincenzo Fiorito, lasciamo ora la parola al sindaco Leonardo Mendolini. Sì, brevemente, ma le idee vincenti sono vincenti, caro assessore. Io quindi credo che è bello vedere che un'idea innovativa, e questo dà anche il senso che questo paese, questa città, questo territorio, insomma, vuole sposare anche la creatività. Ecco, da un'idea innovativa nasce poi questa sinergia dai giovani che hanno qualche disabilità, la cooperativa che si attiva, il mondo della produzione, la Coldiretti, ma insomma
si crea, come posso dire, una sinergia di eccellenza che veramente fa piacere scoprire tutte le cose, in modo particolare se è tutte le cose. Credo che questo è un esempio virtuoso di come si possono fare le cose che valorizzano il nostro paese. Non dico la Puglia, non dico l'Italia, ma credo il nostro paese. E credo che questo è un buon esempio che può essere promosso, ovviamente tu mi parli che ci sono già nella Regione Lazio 4 percorsi, 4 cammini, e credo che sia un buon viatico per il nuovo assessore, a cui faccio tanti auguri, ovviamente. Non c'era bisogno che ti bravo, questo vogliamo dire, è uno che conosce molto bene il settore e molto bene il territorio, quindi forse prima il territorio e poi il settore, se no sembra di essere di parte. E credo che veramente ci possa essere un proseguo, partendo ovviamente da occasioni uniche con il Piero. E allora, eccellenza, io sto pensando una cosa: se dovessi trovare il minimo comune denominatore di tutto questo, io credo che è la terra, quella su cui noi camminiamo, quella che fa parte del cammino, perché si cammina sulla terra, non si cammina, diciamo, su un mezzo meccanico, macchina, si cammina sulla terra. E quindi di scoprire proprio attraverso questo contatto con la terra i valori che sono essenziali. Non significa essere tradizionalisti, perché se no uno dice, ma sì, la tradizione, la tradizione non è sufficiente. Noi dobbiamo riappropriarci di alcuni valori che fanno parte dell'umano, che fanno parte dell'individuo, che fanno parte dell'intelligenza, che fanno parte anche di quei valori che la nostra storia in qualche modo ci ha trasmesso. E mi riferisco anche ai prodotti della terra, che qui sono ben rappresentati. E non è retorica quella che dico, perché, caro assessore, quando noi abbiamo presentato l'Experience Etruria, che tu sai perfettamente, non è l'assessore forse, lì ci siamo rifatti a 4 vie etrusche, 4 percorsi, 4 strade etrusche, e ogni strada era affiancata a un percorso di produzione agricola. C'era l'olio, c'era la via dell'olio, c'è la via del bosco e c'erano le nocciole. Ovviamente poi c'era la via del vino, che qui non c'è, ma insomma la via del sale, che era lungo la costa. E questo sta a significare che questo territorio è stato percorso da tante persone e da tante città. Allora, facciamo diventare fattori comuni di sviluppo questi valori di cui noi in qualche modo siamo portatori e siamo anche responsabili, se non sappiamo portare la destinazione finale dei risultati consistenti. Vedete, non la voglio fare lunga, perché insomma se no non mi perdo quello che avete detto, sarebbe anche un discorso che c'entra molto di più, no, affrontare con più tempo, però io credo che è proprio l'esempio, l'idea di creare un qualche cosa di innovativo su quale ognuno di noi, diciamo dal Giubileo alla cooperativa, ma insomma ognuno di noi si sente rappresentato. Credo che questo sia il senso e la novità di questo che è stato presentato oggi, e ringrazio veramente tutti, dall'assessore Barelli che ci ha lavorato con un marchio, la Banca di Viterbo che con una telefonata ha dato l'assenso. Dobbiamo dire tutte queste cose, caro Presidente. Grazie. Non abbiamo nemmeno avuto bisogno di fare lettere dattilo scritte, chiaro? Questo dobbiamo, questa è la Puglia. Viterbo può rappresentare questo senso di appartenenza a un territorio, diciamo tramandando anche che questi valori sono valori che hanno il diritto e il dovere di essere trasmessi. Grazie a tutti e mi auguro che si possa continuare anche nel Lazio con questo clima costruttivo. Ci sono domande da parte della stampa? Tutto chiaro? Grazie a tutti. Grazie.